ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a fare gli assaggi della Degusta Box di luglio. Questa sarà probabilmente l'ultima Degusta Box che porterò, in quanto come vi ho già detto la porto già da un anno, ma i video non vanno come speravo e sarò costretta a fare qualche taglio nelle spese del canale. Comunque per ora godiamoci questa Degusta Box di luglio. Andiamo a provare alcuni dei prodotti inviati in questa Degusta Box. Nel mese di luglio ci sono tanti snack, quindi sarà semplice fare degli assaggi, quindi non perdiamo altro tempo, vado a selezionare alcuni dei prodotti e li assaggiamo insieme. Per chi non conosce la Degusta Box, si tratta di una box a sorpresa che mensilmente viene inviata dietro pagamento di un abbonamento. Tuttavia, con il codice invito che trovate in descrizione video, la prima box la pagherete solamente 7,99€ e il valore della merce all'interno è sempre superiore ai 20€. Tutte le altre box le paghereste 15,99€ al mese. Tuttavia, l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, quindi potrete anche acquistare solo la prima box al prezzo vantaggioso di 7,99€ e disdire l'abbonamento per le successive. Oppure, se vi piacciono, potete continuare a riceverle a 15,99€, che è comunque un prezzo conveniente rispetto al valore della merce all'interno. L'unica pecca è che non conoscete mai i prodotti che vi arriveranno, quindi se siete schizzinosi è un po' un problema, ma se mangiate di tutto va benissimo questa box. Si tratta di prodotti sempre nuovi sul mercato, quindi è un'occasione di provare nuovi prodotti a sorpresa. A me piace molto l'effetto sorpresa. Comunque, andiamo ad assaggiare alcuni prodotti. E rieccoci allora pronti a testare i primi prodotti. Innanzitutto partiamo da prodotti da colazione. Quindi assaggeremo la bevanda al pro al gusto latte, i biscotti Oro Saiva e le fette biscottate mini della Mulino Bianco. Iniziamo dai più classici biscotti Oro Saiva. Sono cioccolato al gusto cacao con gocce di cioccolato e fiocchi d'avena. Ogni confezione di biscotti è incartata singolarmente e ci sono 6 biscotti all'interno. Andiamo ad assaggiarli. Ecco qui il biscotto classico, proviamolo. Davvero molto buono. Do un 8,5. Bello croccante, le gocce di cioccolato si sentono molto, l'avena nemmeno si avverte, ma comunque il gusto di cacao fenomenale. Quindi, primo prodotto approvato, davvero molto buoni, brava Oro Saiva. E adesso andiamo a sciacquarci un po' la bocca con la bevanda gusto latte. Questa sono curiosa di testarla. Vediamo un po'. Sigillata, stappiamola. Ok. Andiamo a versarne un po'. L'ho versata a terra. Ok, ho fatto un danno. Eccola qui, è un bianco sporco, più scuro del latte. Andiamo a provarla. L'odore sa di latte, onestamente. Qui l'avena si sente anche tanto, quindi deve piacere l'avena. Però sapete che non è male. Non è davvero male. Come alternativa al latte ci sta davvero tanto. Non è pazzesca, il gusto è piacevole, ma non buono. Quindi gli do comunque un 6,5, 7, perché comunque è una buona alternativa per chi non può bere latte. Ci sta. Quindi ho provato anche questo prodotto. Passiamo alle mini fette, ai mirtilli e mandorle. Sì, mirtilli rossi. Ecco
qui il contenuto, prendiamone una, che sono carine, sono delle fette biscottate in miniatura, davvero molto carine, e andiamo ad assaggiarla. Devo dire che mi aspettavo molto, ma molto meglio, un po' deludenti, sono piuttosto asciutte. Pensavo che i mirtilli potessero dare quel tocco in più nel sapore, ma invece sono anonime. Niente di speciale, do un 6, giusto perché sono delle fette biscottate normalissime, non cambia nulla. È bella la forma, ma per il resto, normali fette. Proviamole un po' dentro la bevanda. Ecco, già imbevute in qualcosa risultano molto più piacevoli da mangiare. Imbevute hanno un senso, singolarmente troppo asciutte. Quindi confermo il mio 6. E andiamo avanti con la seconda carrellata di prodotti da assaggiare. Da bere assaggeremo questo succo di frutta al gusto pesca e avena, quindi di nuovo l'avena sarà con noi, e poi proveremo queste patatine al gusto barbecue, e poi ancora la barretta cocco e mandorle e le dietorelle. Direi di partire dalle patatine al gusto barbecue, marca Snatz, mai assaggiata, vediamo un po'. Ce n'erano due pacchi nella degusta box di luglio. Eccole qui, belle rossicce. Prendiamone una. E assaggiamola. Mamma mia, che sapore deciso. Allora, parto col dirvi che deve piacervi assolutamente il gusto barbecue per poterle mangiare, perché il sapore è davvero forte. A me piace, quindi va bene così. La consistenza non è quella delle patatine classiche, ma è quella dei chipster. Il sapore però è migliore di quello dei chipster, che trovo un po' poco deciso, anonimo, invece questo è proprio forte, si sente molto il gusto del barbecue. Quindi per i miei gusti do un 7,5, però capisco che a molti potrebbero non piacere proprio per questo gusto molto deciso. Quindi 7,5. Ora beviamo un po' di questo succo pesca e avena. Gusto molto particolare anche questo. Vediamo di non buttarlo. Ok. Sembra succo ace dal colore, si sente molto l'odore della pesca. All'assaggio invece la pesca non è così prorompente, perché secondo me è un po' annientata dall'avena, quindi si crea un sapore molto leggero. È buono, ora è caldo, ma fresco secondo me è davvero molto buono, quindi do un 8, mi piace, particolare, è un gusto nuovo mai assaggiato. E brava Santal! Ci restano gli ultimi due prodotti. Iniziamo dalla barretta cocco e mandorle, nuova ricetta, gluten free, senza coloranti artificiali. Vediamo un po', io non mangio barrette solitamente, però le assaggio quando arrivano con la degusta box. È abbastanza appiccicosa. Assaggiamo. È totalmente cocco insieme a mandorle. Non ci sono altri ingredienti a parte, credo, miele che le tiene legate.
Devo dire che è molto buona. Non pensavo, ma è davvero buona. Do un 8 a questa barretta, mi piace. Un po' troppo appiccicosa però. Ultimo prodotto, le dietorelle. A me sono sempre piaciute, quindi suppongo mi piaceranno. Sono senza zucchero alla fragola. Caramelle gommose. Le classiche, un po' come le Golia. E andiamo a provarle. Sapore buono di fragola, l'unico problema è che si incolla nei denti, ma sono davvero buone. Ricca di succhi di frutta, solo aromi naturali, senza coloranti artificiali, senza glutine, senza gelatina animale. Quindi sono 100% vegane. Io do un 8, anche perché sono adatte pure ai vegani, quindi è un punto in più. Il gusto mi piace molto, ve l'ho detto, l'unico problema è che si incollano ai denti, ma c'è da aspettarselo per delle gommose. Ok, rieccoci con i prodotti testati della Degusta Box di luglio. A me sono piaciuti, devo dire. Niente è stato deludente, tutti abbastanza buoni, chi più chi meno. Solo dalle fette biscottate mi aspettavo un po' di più, non che abbiano un brutto sapore, ma le aspettative erano molto alte, vi dico la verità. Comunque, come al solito, se la Degusta Box vi interessa, vi lascio il link di invito nella descrizione di questo video per poterla acquistare a soli 7,99€. Il valore della merce all'interno è sempre superiore ai 20€, in questo caso era di 23€, mi sembra. Andate a controllare nel precedente video riguardante l'unboxing della Degusta Box di luglio. Non vi ho detto inoltre che se invitate due amici ad acquistare con il vostro link di invito che avrete una volta registrati, potrete anche voi ottenere una box omaggio ogni due persone invitate, perché per ogni invito ottenete 50 punti e ogni 100 punti avete una box in omaggio. Questa ad esempio l'ho ricevuta in omaggio grazie a due di voi che hanno acquistato dal link di invito. Quindi se la volete provare, 7,99€ con link di invito in descrizione. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per questo video è tutto, io vi saluto, alla prossima!